la segreteria del PD, tutti quelli che hanno lavorato in questi mesi per la formazione della lista, per la selezione della lista, per tutto l'impegno che ci hanno messo e che ci metteranno fino al 10 di giugno. Grazie ragazzi, grazie segretario Bartolo, grazie a tutti. Non faccio nomi per non rischiare di dimenticare. Voglio ringraziare Tonino Chiera. Tonino Chiera perché ha condiviso con me già 5 anni fa questa scelta di darmi una mano insieme a tutto il suo gruppo e che in questa tornata elettorale ci sarà anche uno di questi ragazzi che fanno parte del gruppo di Torino, che sosterranno, che sosterremo, perché dobbiamo continuare in questo percorso di cambiamento. Allora, passiamo un attimino ai nostri candidati. Come vedete, quattro donne, tutte belle, tutte volenterose, tutte desiderose di dare una mano alla nostra comunità. Allora, iniziamo con la maestra Chiara Carmelina. La maestra la conosciamo come Melini. Lei quando l'abbiamo avvicinata per chiedere la disponibilità non ha detto no, ci devo pensare. Gli abbiamo solo detto: noi vogliamo contribuire e migliorare ulteriormente quello che abbiamo fatto in questi anni. Si è subito messa a disposizione e ce l'abbiamo qua. Prego maestra. Buonasera a tutti. Funziona? Sì, vai. No, proprio a vedere se funziona. Ho cambiato le batterie. Funziona? Sì. Ok. Buonasera a tutti. Molti mi conoscono, grazie per la presentazione. Molti mi conosceranno strada facendo. Perché ho deciso di entrare in questa lista? Prima di tutto perché amo fortemente questo paese. L'ho sempre amato, non ho mai voluto andare via da questo posto, anche quando le supplenze non arrivavano, anche quando tutti mi dicevano: ma le tue colleghe sono andate al nord, vattene, entrerai di ruolo. Io non ho voluto, perché mi dispiace anche quando qualcuno va via. Voglio rimanere in questo posto che amo la mia gente, voglio svegliarmi tutte le mattine e vedere la gente che conosco. E quindi quando mi è stato chiesto, anche se lui, il sindaco, ha detto non ci ho pensato, un pochino ci ho pensato perché un po' le cose spaventano, un po' di titubanze, di incertezze, dice c'è la parola, la competenza necessaria. Poi ho pensato, adesso è arrivato il momento veramente di dimostrare che sono attaccata a questo posto, posso dare il mio contributo. State certi che lavorerò in tutto, a 360 gradi, perché molti mi hanno detto: ah, ma tu sei per la scuola. No, io sono qui perché voglio dare il mio contributo in tutto quello che la nostra squadra vorrà fare, in tutto quello che è stato progettato, e avete visto che grandi progetti. Ecco perché ho detto sì. Seconda motivazione, nutro una profondissima stima verso il nostro sindaco, che penso abbia delle doti veramente straordinarie, prima fra tutti la sua grande umanità e disponibilità, una grande professionalità e competenza, e che nessuno mi venga a dire che non è così. Ce l'ha dimostrato in questi 5 anni e continua a dimostrarcelo con questa grandezza che lui ha. Ultimo ma non per ultimo, io penso che in un paese come il nostro, ma forse dappertutto, c'è bisogno di continuità. Ogni 5 anni cambiare amministrazione, ogni 5 anni ricominciare da capo, penso che non sia positivo per il nostro paese. Secondo me è importantissimo che adesso questa amministrazione, che ha fatto tanto veramente in questo paese, debba cominciare ad accogliere i frutti. Ha detto poco fa il nostro caro sindaco che quando questa amministrazione ha iniziato il mandato, c'era veramente una grande spada di Damocle sulla testa, c'era un dissesto finanziario non voluto certo da questa amministrazione ma voluto da altri, che loro con tanto coraggio, tanta caparbietà, con tanta veramente professionalità hanno annullato. E questa penso che sia già una cosa che dovrebbe far riflettere tutti, e non ci dovreste pensare neanche un attimo su quello che dovrebbe essere
su chi dovrebbe essere il nostro sindaco e quella che dovrebbe essere la nostra amministrazione che deve governare questo posto. Fatemi comunque spendere anche due parole per quello che è il mio lavoro, la mia scuola. Certo, molti mi hanno detto: cosa intendi fare? Guardate, io figuratevi, vorrei fare mille cose, però purtroppo dovete sapere, penso lo sapete, i fondi ai comuni per le scuole sono stati tagliati da un sacco di anni, per cui non è che il sindaco non vuole fare qualcosa o non abbiamo le cose perché qualcuno non ha voluto, ma è perché realmente i fondi non arrivano. Anzi, io devo ringraziare pubblicamente il nostro sindaco, perché con lui è iniziato veramente un coordinamento tra scuola e amministrazione comunale che forse prima non c'era. L'abbiamo avuto sempre vicino e veramente, Pino, ti ringrazio davanti a tutti, perché sei stato sempre accanto a noi insegnanti, bambini e famiglie. E questo è una... impegno nell'andare a chiedere quello che si potrà ottenere, io sono molto caparbia in questo, e se dovrò bussare mille porte le busserò, se dovrò sfondarle le sfonderò. Quel poco che possiamo ottenere spero che lo otteniamo, perché lo sapete che la scuola in un paese ha una grande importanza, la scuola forma i cittadini di domani, i bambini di oggi, i nostri piccoli bambini, i ragazzi saranno i cittadini di questo paese e anche di tutti i posti in cui andranno nel mondo. Ed è giusto che siano ben educati alla responsabilità, alla solidarietà, al bene comune, prima di tutto. Per cui la scuola deve essere una scuola inclusiva, una scuola di tutti. In questo ci impegneremo ad abbattere anche quelle piccole difficoltà che purtroppo ci sono tutti i giorni per ragazzi disagiati, per piccoli problemi. Cercheremo di annullare anche queste difficoltà. Non mi dilungo oltre, ha parlato abbastanza il nostro sindaco, non vorrei tediarvi, però una cosa ve la dico: riflettete e sosteneteci. Sosteneteci, perché il 10 giugno il nostro sindaco dovrà essere. Allora, parla in dialetto, se no mi capisco. Comunque, mi chiamo Tedesca Antonia. Qualcuno ha commentato che io non sono all'altezza, che non sono laureata. L'altezza non ce l'ho, lo so. Però qua dentro c'è il cervello. Che non mi dovevo permettere a mettere nella lista, che non sono laureata. Io mi sono messa prima di tutto per sostenere il sindaco. Perché voglio che qualche anno va avanti. Noi abbiamo combattuto prima. Abbiamo combattuto prima quando si doveva candidare Pino, finché ce l'abbiamo fatta. Altrettanto farò adesso. Io vi dico a tutti voi, non andate a prestare quelli che dicono i laureati non devono mettersi da parte, dicete, io non sono laureata, lo so, però so fare tante cose. Sono stata 30 anni emigrata. Non serve la laurea. La laurea non serve, c'è il cervello. E per dirvene un'altra. Stasera venendo qua, c'erano i manifesti, mi hanno scarpocchiato la faccia a tre parti, ma mi rendono forte, di più. Mi tengo, qualcuno mi tengo, ma a me non mi interessa. Più fanno questi sbagli e più mi rendono forte. Ma guardate che sono piccolino, sono forte. E vi dico a tutti, sostenete la lista numero due. Pinussia deve vincere di nuovo, vi faremo vedere. Chi è Pinussia? Ritorna a sostenere e a lottare insieme a noi per riuscire nel progetto che è quello di vincere le elezioni. Abbiamo bisogno anche dell'esperienza. Lui è una di quelle persone che l'esperienza ce la può dare, perché ha avuto una responsabilità in seno a questo consiglio comunale, e quindi ben venga il tuo ritorno, Francesco, prego. Grazie al sindaco, buonasera a tutti. Nel programmare l'iniziativa di stasera avevamo deciso ognuno di noi di fare una presentazione personale, cosa che stanno facendo egregiamente i colleghi della lista.
si era concordato appunto di presentarsi a voi per quelli che noi siamo e che ci intendiamo da qui in avanti a poter produrre. A questo punto non vi annoio parlando di me, perché mi conoscete bene, sapete chi sono, ma vorrei parlare di noi. Ci sono tanti aspetti da valutare nel prendere parte a una competizione elettorale e stasera ne stanno venendo fuori tanti. Avete visto l'aspetto passionale? C'è una lista dove vanno i candidati a chiedere: candidati, voglio prendermi la responsabilità. Questi signori già andrebbe votato per questo. Perché non c'è la sensazione tangibile di avere la bramosia della poltrona, ma quello di poter collaborare tra la gente. Ed io, quando un prossimo con tutta la sua emozione dice mi piacerebbe fare questa esperienza, la devi fare. Quando un'Antonia ha questi dubbi, io dico: Antonia, la laurea serve per poter esercitare il mestiere, mica serve per poter amministrare. Non è necessario avere la laurea, neanche il diploma, se vogliamo essere, come dire, proprio certi della cosa. Ci sono tanti aspetti da valutare nel prendere parte alla competizione elettorale, dicevo, tra questi gli intenti sul programma. È qui che dobbiamo trovarci, d'accordo sul programma. La formazione della lista che poi dovrà far camminare la macchina per raggiungere gli obiettivi del programma. E su questo devo dire bravo, bravo a Pinussia, che ho riuscito di nuovo ad amalgamare una squadra composita. Quando si comincia a comporre la lista, scusate se sto in questa posizione, ma sto microfono, non mi concede la possibilità di alzarmi. Si parte dalla precedente, cioè dalla compagine uscente, e qui ci è venuto tutto facile. Perché non solo per quello che ha detto Antonio, per quello che ha detto Raffaele, per quello che prima ha detto Cosimo, che ha detto Gloria, gli attestati di stima per Pinussia non si fermano solo all'interno di questi banchi, ma gli attestati di stima di Pinussia sono stati in crescendo dal 97, da quando anche io ho contribuito a rovinare la sua esistenza e quella della moglie, insistendo a entrare in una storia del genere. Il punto fermo quindi è stato il candidato a sindaco, Pino Pussia. E si parte da qui. Partendo da qui già viene tutto facile. È stato un lavoro duro, infatti ha fatto bene a ringraziare Nicola Bartolo, la Raffaele Campagna, il pittore, Aurelio, Tonino Ghera, tanta gente che ha lavorato alla composizione di questa lista e anche alla composizione del programma. Il giudizio di come la sua amministrazione abbia operato l'ho detto di facile lettura, ma non voglio stare qui a farvi l'elenco della massaia, anche perché l'ha fatto abbondantemente lui, e quindi saremo due massaie nella stessa aria. Vorrei concentrarmi su quello che ritengo il punto principale, la continuità. Quello che hanno parlato fino adesso, quelli che loro mi hanno preceduto, hanno parlato di continuità. La continuità del periodo amministrativo, un compito che demanda il popolo, e un'amministrazione ha il dovere di eseguirlo per 5 anni. Ha il dovere di eseguirlo per 5 anni con la cattiva e la buona sorte. Qui ora potremmo aprire il dibattito su cosa è stato fatto, su cosa si sarebbe dovuto fare. Non faremo notte, perché come ha detto giustamente prima Melina, ci saranno migliaia di cose da fare, e naturalmente Pinussia non è che poteva fare tutto in 5 anni. Ha cercato di dare inizio a quello che è la realtà del nostro paese. A me non interessa, come non credo interessa a voi, questo genere di discussioni, perché ritengo che ci sono due punti fondamentali che sovrastano per importanza tutto il resto di quello che diciamo: coraggio e determinazione. Coraggio e determinazione che hanno avuto, ha fatto bene il sindaco prima a nominare Elisa Salerno, Antonio Scoleri, Giuseppe Calisto, Raffaele Campagna, non ne vogliate, ma fino a pochi giorni fa c'era anche Antonio Tedesco all'interno di questa squadra. Coraggio che direi anche temerarietà. Sei un temerario, sindaco, perché a prendere le sorti di un paese in grave difficoltà, un paese che nel 2013 era votato alla quasi rassegnazione, perché non ci dimentichiamo in che situazione ci trovavamo, l'immondizia che avete visto prima non era una bufala, era la realtà. Un paese dolorante, sfinito, snervato dagli ultimi 2 anni, dal 2011 al 2013, di un non governo, perché non c'è stato un governo.
Una situazione pesante, provocata dal duro colpo inflitto da quella fallimentare gestione amministrativa, come bene facevano ad evidenziare Paolo, con la dichiarazione di dissesto finanziario. Questa situazione ha determinato per i cittadini ristrettezze sulla spesa e aumento di aliquote e tributi. A questo la minoranza di allora, poi maggioranza successiva di Ussia, ha presentato ricorso al TAR contro la scellerata delibera del centrodestra. Il comune di Guardavalle, il comune di Guardavalle con l'amministrazione Ussia ha fatto bene, prima a farlo vedere nel video, Pino, è stato capace a farsi annullare questo dissesto con la delibera del Consiglio del 14 11 2013. Questo stato di dissesto finanziario, che come ha fatto bene a notare, come comune siamo stati il secondo, uno dei due comuni che è riuscito a ottenere questo tale risultato. E se permettete, siccome si parla di coerenza, scusatemi se sono rubo un minuto a qualcuno di voi, ma è importante sapere che cos'è la coerenza. Non mi sto qua a spiegare e fare lezione di italiano e dirvi cosa significa essere coerenti. Ma la coerenza che viene in uno straccio di un articolo, di una dichiarazione, di una dichiarazione messa anche a verbale all'interno del Consiglio Comunale di Antonio Tedesco, all'epoca era nostro consigliere capogruppo, dice, tra virgolette, l'attuale amministrazione guidata da Pino Ussia ha avuto il grande ed inestimabile merito di mettere ordine nel grave disordine economico creato dalla precedente giunta di centrodestra. Ci sono voluti anni di sacrifici e ce ne vorranno ancora per uscire dal dissesto lasciato in eredità dal centrodestra, scappato dalle proprie responsabilità. Quasi tutte le opere messe in cantiere sono state completate e non ci sono le tante incompiute. Si ricordi che la raccolta dei rifiuti e della differenziata è un'altra cosa ben fatta, così come la pulizia del territorio. Queste erano parole di Antonio Tedesco che oggi non potrà smentire. E qui mi potrei fermare. Come diceva benissimo, forse Gloria, non ricordo che dicevo qualcuno di loro, mi potrei fermare e dirvi solo per questo, dovreste dare la fiducia a Pino Ussia e alla lista numero 2. Però, se dicessi questo, questo punto è un punto esaustivo, è un punto ricco, è un punto che può bastare e avanzare per quanto riguarda la ottima gestione amministrativa, perché stiamo parlando di risanamenti di conti. Se noi a casa non abbiamo la possibilità di avere il quantum, non possiamo neanche programmare di comprare, non dico il pane che quello li troviamo sempre, ma programmare a comprare una lampadina che abbia una luce più luminosa. E allora dobbiamo risparmiare, dobbiamo fare queste ristrettezze. Dicevo, è riduttivo pensare che il discorso si chiuda qui. Vorrei lamentare che la completezza del mandato amministrativo non è stata solo un'esclusiva dell'amministrazione Ussia, che noi gli diamo tutta in merito a lui di essere stato bravo a fare 5 anni consecutivi. In precedenza anche tante altre amministrazioni l'avevano fatto. Rimane il fatto, lo voglio sottolineare, che se portiamo in evidenza gli ultimi 30 anni c'è stata un'alternanza di alta democrazia. Il centrodestra finiva il centrodestra, iniziava il centrosinistra. 5 anni centrodestra, 5 anni centrosinistra, centrodestra, centrosinistra, questa era l'alternanza. Ma c'è un dato oggettivo però. Il dato oggettivo risale a 15 anni a venire su. Che alcuni pensano, sperando nella perdita di memoria di tanti, che passi inosservato. Non può passare inosservato. Sembra quasi che nessuno voglia ricordarlo, ma è un dato di fatto. La memoria dei cittadini forse si può annebbiare, ma la storia rimane storia, e questo l'abbiamo riportato sul nostro sito Facebook. In questi 30 anni di alternanza ci sono stati 2 momenti in cui questa continuità si è interrotta, e io li voglio paragonare a un incontro di box. Non so che si intende di pugilato. Ci sono state 2 volte che il match non è finito nei tempi regolamentari, sindaco, e i match che, per chi si intende di pugilato, si interrompono prima, perché? O perché avviene il ritiro dell'avversario, o per squalifica da parte del giudice di gara del pugile. Nel primo caso si getta letteralmente la spugna e si dà la resa per incapacità fisica, mentale, ci si infortuna e si impedisce la continuazione dell'incontro. Nel secondo caso è il giudice, arbitro dell'incontro, che interrompe il match perché ci sarà stato un comportamento non regolare del pugile. Queste sono le regole del pugilato. E io non voglio entrare in merito perché è successo questo, né tantomeno entro nel merito spicciolo.
ma voglio soffermarmi e fermarmi a quella che è la storia. Cioè la storia dice questo. E la storia riporta che questi incontri non erano, come dire, non eravamo noi a giocarli questi incontri. Noi del centro-sinistra, perché io sono del centro-sinistra, sono di sinistra. E non eravamo noi presenti a giocare quegli incontri. Quindi noi abbiamo continuato la nostra strada. Erano altri che giocavano questi incontri. Ora, per fare contento il sindaco, parlo di me raccontando un episodio successo pochi giorni fa, così chiudiamo il discorso di essere laureati, vecchi, anziani. Mi è stato chiesto perché mi ricandido, perché ritorni dopo 7-8 anni, non so quanto sono stati, perché mi è stato proposto, perché mi piace rimettermi in gioco, perché ritengo che il paese ha bisogno della responsabilità di tutti, perché sono felice di farlo, perché sono sempre appartenuto a questa squadra e condivido progetti e idee anche senza essere stato candidato. Non c'era. Perché sono orgoglioso e onorato di essere parte integrante di questa squadra, composta in varie squadre. Lo sono un po' meno orgoglioso, su questo il sindaco l'ha rimarcato più di una volta stasera, di essere uno degli anziani, perché tra me e il sindaco e per educazione e come dire galanteria non faccio altri nomi, per me e il sindaco siamo gli anziani, purtroppo mi tocca questo, è passato il tempo anche per me e per lui. E appunto su questo c'è l'aneddoto. Questa domanda mi è stata rivolta da un dirigente, nonché un animatore della lista avversaria. C'è da ridere qui. Il quale mi suggeriva di dare il mio posto a un giovane e mi ammoniva di non averlo fatto. Mi sono chiesto, starà scherzando? C'è incoerenza in quello che dici. Poi mi sono ricordato che in quest'ultimo periodo di incoerenze ne abbiamo avuto tanta, che potremmo raccogliere un libro e fare tanti volumi di incoerenze. Ma come? L'età anagrafica politica vale per me e non vale per i componenti dell'altra lista. Che non me ne vogliono, sono più attempati di me e anche più anziani a livello di politicamente nel Consiglio. No, mi risponde questo animatore, perché questa è una cosa nuova, è una fase nuova, un nuovo progetto. Ragazzi, la novità. Io, come credo tanti di voi, gliel'ho chiamato come lo chiamerebbero tutti i politici in Italia, inciucio. Per fare l'amministratore non servono titoli e curriculum, caro Antonia, servono disponibilità, passione, orgoglio di appartenenza, coraggio e determinazione. Noi abbiamo bisogno di tutti voi, con le critiche che ci fate e con il vostro sostegno. Buona campagna elettorale a tutti. Con la lista numero 2 naturalmente. Trasparenza e partecipazione, compinosia sempre. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, si sente? Sì. Vicino. Allora vi chiedo scusa se non mi alzo, perché non ci vedo tanto bene, non scherzavo bene. Comunque, per chi non mi conosce, io sono a Casio Randazzo, lavoro presso l'ASPA di Catanzaro come amministratore e sono al ruolo di patolato ai polisanitari. Perché mi candido? Mi candido perché onestà, rispetto e collaborazione sono le caratteristiche che un buon amministratore deve avere ed esse sono contenute in primusia. Il nostro candidato sindaco della lista numero 2. Da qui io ho la scelta di sostenerlo. Inoltre devo riconoscere il valore e la qualità di ciò che l'amministrazione uscente ha realizzato negli ultimi 5 anni. Ammetto che all'inizio ho desistito un po' prima di accettare, anche per i colori calcistici. Perché non è che... È Juventino! Per noi siamo interisti! Dottore Mimmo, è Juventino. Poi ci ho riflettuto bene e ho deciso di mettere a disposizione alla mia comunità e ai miei concittadini le mie idee, le mie energie e i miei impegni. Sono onorato di fare parte della lista Trasparenza e Partecipazione, perché è composta da una squadra valida di giovani e professionisti. L'unica premessa che assieme possiamo fare e vogliamo mantenere è il nostro totale impegno per far sì che questo paese possa riemergere, perché sono convinto che il Guardavalle ha bisogno di continuità,
nelle opere già avviate da questa amministrazione e dei nuovi interventi che non possono più aspettare. Ho accettato con la consapevolezza che sia sulla buona strada, che molto è stato fatto, ma che c'è ancora molto da fare. Non posso e non voglio promettervi niente, se non la mia piena partecipazione, il mio totale impegno, l'ascolto e l'attenzione nei confronti delle esigenze, delle problematiche di Guardavalle e dei guardavallesi, e soprattutto di coloro che vivono quotidianamente nelle difficoltà. Ammetto che le problematiche sono molte quelle da affrontare. Io mi affaccio alla politica forse in un momento particolare, difficile e delicato, però che le sfide sono numerose. Sono difficoltà legate ai servizi, all'occupazione e al lavoro e ai giovani. Il nostro programma è ricco e completo e non ha tralasciato alcun particolare. Io vi chiedo solo di darmi la vostra fiducia, di votare la lista numero 2, così insieme alla squadra tutta possiamo contribuire a far risorgere Guardavalle nei prossimi 5 anni. A questo punto, da amministratore uscente, questo oggi vorrei fare pure qualche ringraziamento prima di tutto. Ringraziamento perché questa è stata un'esperienza importante per la mia crescita formativa, se veramente ho conosciuto tante altre dimensioni, in realtà, perché siamo stati oltre che consiglieri comunali, poi anche membri dell'Unione dei Comuni, del gruppo d'azione locale, gruppo d'azione costiera, distretti, insomma, tante altre strutture, tutte quelle strutture che fanno funzionare e spesso anche non funzionare i servizi del nostro comprensorio e della nostra regione. Ringraziamenti quindi lo faccio subito al Partito Democratico, il Circolo di Guardavalle, che ormai propone per la terza volta la mia candidatura, quindi questo ringraziamento va sicuramente al segretario, a tutto il gruppo direttivo, agli iscritti. Un altro ringraziamento lo faccio ai dipendenti comunali, perché chiaramente sono stati fondamentali insieme a tutti i professionisti esterni, all'ingegnere, alla ragioniera, al segretario comunale, insomma a tutti coloro che hanno fatto funzionare questa grande macchina amministrativa. E infine il ringraziamento lo faccio a tutti i consiglieri, ma in particolare alla mia maggioranza. Io penso che abbiamo dimostrato una cosa di sicuro, è quello di essere stati una squadra, un gruppo coeso, convinto, che senza atteggiamenti strategici ha saputo o comunque ha lavorato per il bene di questo paese, per la nostra comunità. E in questa modalità ci presentiamo anche questa volta alle elezioni. Ci presentiamo nel segno della continuità, anche se al tempo stesso siamo la novità, penso io, perché gran parte di questa squadra sono ragazzi, comunque gente che si presenta per la prima volta. E a differenza, io una considerazione la voglio fare anche, giusto una breve e brevissima, solo che farò per quanto riguarda l'altra lista. A questo punto direi che solo un capriccio non può essere un programma elettorale, una proposta elettorale. E accanto a questo ci sono nomi che hanno governato Guardavalle per 30 o addirittura anche 40 anni. E a questo punto già una decisione si era presa già 5 anni fa. La riproposizione c'è stata, io lo spero, cioè la nostra proposta sarà quella di chiudere completamente con quei nomi, con quel tipo di fare politica e portare avanti nuovi progetti. Sicuramente sapremo da dove ripartire, cosa fare, quali sono stati i nostri errori, cercando comunque di fare meglio. Ci affidiamo soprattutto a voi. Io eviterei oggi di parlare di programmi, perché il Pino è stato abbastanza esaustivo con tutte le opere che sono state fatte, quindi ci sarà modo per parlare di tutte quelle che sono le idee di sviluppo per quanto riguarda il centro, la marina, le frazioni montane. E lascio lo spazio dunque per la presentazione degli altri candidati. Grazie. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Cosimo Bava. Appunto, come diceva Pino, svolgo la professione di ingegnere qui a Guardavalle. Quindi, perché mi sono candidato? Innanzitutto perché ci tengo al mio paese, al bene del mio paese, e quindi voglio mettere al servizio del mio paese le mie energie, le mie capacità, la mia professionalità. Dopo è sotto gli occhi di tutti che il periodo che colpisce l'Italia, soprattutto Guardavalle, è di crisi economica, lavorativa,
molte persone sono costrette ad emigrare fuori, questo fenomeno colpisce Guardavalle e quindi la politica deve creare quelle condizioni favorevoli affinché la gente rimanga nel nostro paese, perché per ogni persona che se ne va è una perdita di valore in termini di capitale umano e in termini economici per le attività commerciali e produttive. Quindi bisogna adoperarsi a tutto ciò. Quindi metterò a disposizione della popolazione le mie capacità, le mie energie. Il cambiamento, il miglioramento del paese è possibile, perché Guardavalle non è vero che è un paese povero, è un paese che ha risorse in termini di paesaggistico, ambientale, in termini storici, abbiamo un bel centro storico da tutelare, l'aspetto in termini di qualità di estensione del territorio, che parte dalla fascia al mare, l'entroterra e anche la montagna, quindi sono tutti nel complesso un territorio da valorizzare. Bisogna creare le condizioni favorevoli affinché chi abbia un'idea la metta in pratica. Quindi la politica, non solo, anche i cittadini devono valorizzare la buona immagine del paese. È necessario che ci sia consenso, e questo consenso parta dalle istituzioni arrivi fino ai cittadini. Quindi il 10 di giugno votate la lista partecipazione e trasparenza, e quindi votatemi. Sì, la lista numero 2. Per la prima volta mi presento in veste di candidata alle elezioni comunali. Ho deciso di candidarmi con la lista Trasparenza e Partecipazione innanzitutto perché ho apprezzato molto il lavoro fatto in questi 5 anni dall'amministrazione uscente guidata dal sindaco Pino Ussia. Sono consapevole naturalmente che ci siano ancora molte cose da fare. Penso ad esempio alla necessità di aiutare e di fornire contributo alle famiglie, ai giovani che più che in altre zone risentono delle criticità dovute alla mancanza di lavoro. Inoltre ho da sempre pensato che un paese come Guardavalle meritasse un'amministrazione capace di valorizzare l'intero territorio e che fosse capace e in grado di cogliere le richieste provenienti da più parti. Io dal mio canto mi impegnerò con tanta determinazione e darò il mio contributo. Sarei davvero davvero lieta di mettermi a servizio della nostra comunità. Grazie. Grazie a Pino Ussia per la presentazione. Comincerei a rinnovare i ringraziamenti a tutte le persone che si sono impegnate in questo periodo per la promozione di questa lista, che si impegneranno anche per la buona riuscita di questa campagna elettorale che abbiamo appena iniziato. Sono contento di essere stato proposto nuovamente come candidato e sono pronto a dare il mio contributo, soprattutto per, come si è già detto, per una continuità amministrativa che in questo paese manca da tanto. Continuità amministrativa che serve per raggiungere molti obiettivi, molti dei quali sono stati prima illustrati da Pino nelle diapositive. Devo fare anche una nota di merito a Pino e all'amministrazione attuale per essere riuscita a riprendere in mano questo comune dopo il dissesto che era stato che c'è stato in questi negli anni in cui loro sono rientrati. E grazie a questo sarà meno complicato realizzare i punti del nostro programma. Un programma che a mio parere è strutturato molto bene e che una volta realizzato
riuscirà a dare un notevole sviluppo e miglioramento a questo territorio. La squadra che è stata creata è una formazione all'altezza. È una formazione all'altezza, composta da persone nuove nella politica, da giovani e anche da persone con una certa esperienza. E c'è tutto l'entusiasmo e la voglia di lavorare per il bene. Infatti, questi sono alcuni dei punti di vista che mi hanno spinto a ritornare in prima persona dopo l'esperienza del 2006. E quindi, fatte queste premesse, lascio lo spazio agli altri e vi chiedo di sostenerci il 10 giugno con il voto alla lista numero 2, trasparenza e partecipazione, con pieno sia candidato. Buongiorno a tutti, come ben sapete io mi chiamo Giovanni Cicino. E stasera sono qui per spiegare a tutti voi i motivi che mi hanno spinto ad accettare la proposta pervenutami dalla Copinosia, affinché lo potessi sostenere in questa campagna elettorale. Ho sempre creduto che fare politica sia il modo migliore per sentirsi parte del proprio paese, ed io insieme agli altri candidati voglio rendere migliore il voto. Ciò che fortemente mi ha spinto ho proposto a mettermi in gioco quest'anno è la voglia di cambiamento. Che ha riguardato in modo particolare giovani, volti nuovi e soprattutto giovani, volti nuovi e soprattutto per proseguire il lavoro svolto dall'attuale sindaco Pinossi. Ho promesso a Pino che darò il mio contributo attivo, il massimo impegno affinché si possa garantire a tutti i cittadini una continuità al lavoro svolto, già intrapreso, e portare a termine tanti progetti che affinché si possa rendere più accogliente il posto in cui viviamo. E infine ringrazio Pino e tutto l'intero partito per la fiducia, stima e affidamento che hanno riposto in me. Li ringrazio perché designando il mio nome mi hanno dato la possibilità di entrare a far parte di questa squadra, grande squadra, formata, come dicevo prima, molti nuovi, persone veramente con tante idee e tanta voglia di fare. Un saluto particolare va a tutti il gruppo degli amici, e che io considero ormai la mia seconda famiglia. Voglio ringraziarli uno per uno, iniziando da Torino Chiera, Renato Domenico Ierace, Vincenzo Gagliardi, Adriano Barile, mio zio Francesco, Domenico Ierace e mio padre. E che sono qui, se sono qui stasera anche grazie a loro, sono loro che mi hanno sostenuto e sono sicuro che continueranno a farlo in virtù di questi principi mi impegnerò dando il massimo per cercare di non deludere le aspettative delle persone che mi hanno incoraggiato. Grazie e buonasera. Prova. Sì. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia Ettore, vivo a Guardavalle dal 2013, da febbraio 2013. Sono arrivata qua da Roccella e perdonatemi, ma quando sono arrivata sono rimasta un pochino scioccata, perché venivo da una realtà un pochettino migliore, se vogliamo dire così. Però nel 2013, faccio una premessa visto che parliamo di continuità, Roccella, questa è una testimonianza, si trova adesso in una condizione migliore e di benessere, è proprio grazie alla continuità di un sindaco che si è speso per oltre 20 anni. Io sono 10, voglio questa testimonianza che una comunità cresce se c'è ovviamente una continuità proficua che rende che dà benessere ai propri cittadini. E non voglio dire che Roccella è perfetta, perché dà anche lei i suoi punti
cui lavorare, però questa è la mia testimonianza. Dicevo, sono venuta qui nel 2013 e il paese era veramente molto indietro. Io avevo, in una delle fotografie c'era proprio di fronte casa mia, avevo questi bidoni dell'immondizia con i gatti randagi, i topi, insomma era una situazione un po' triste, devo dire che ci ho messo un po' ad abituarmi a stare qui. Però piano piano ho visto questo paese iniziare a fiorire, una raccolta differenziata che è partita ed ha funzionato dal primo giorno. A Roccella non è successo questo, funziona adesso, funziona bene, ma all'inizio ci sono stati dei disagi veramente grandi. Scusate se faccio paragoni, ma fa parte della mia storia. Quindi ho avuto modo di conoscere il sindaco da qualche anno a questa parte, un paio d'anni a questa parte, perché mi sono proposta di fare dei progetti sociali, di fargli conoscere la cooperativa sociale per la quale lavoro, proprio perché il sociale mi appassiona veramente da sempre e ho fatto sì che questo diventasse anche la mia professione, perché sono assistente sociale e sono laureata in programmazione e progettazione delle politiche sociali. Questa mia esperienza che spendo nelle cooperative sociali, nelle associazioni, quindi nel mondo del terzo settore, sicuramente mi ha fatto toccare con mano i disagi e i problemi delle persone tutte, perché il sociale riguarda tutti, non il singolo che viene inserito in una categoria come l'anziano, il disabile, lo svantaggiato. No, il sociale riguarda tutta la comunità ed è preoccupazione di tutta la comunità prendersi cura dei più fragili e dei più deboli. Per cui sicuramente ho toccato con mano veramente le difficoltà delle persone, di quelli che le vivono tutti i giorni, e affrontarle, sostenerli, cercare di risolvere i problemi è sicuramente una sfida che mi coinvolge sul piano professionale, ma anche sul piano umano. Oltre questo devo dire, sono anche una mamma. Perché vi dico questo? Perché coniugare la vita professionale e lavorativa a quella familiare per noi donne spesso è molto difficile, e quindi questo tema mi sta particolarmente a cuore, proprio perché sono le donne quelle che si prendono cura dei figli, della famiglia, degli anziani, di tutti i soggetti vulnerabili che fanno parte della famiglia. Quindi ci troviamo spesso ad affrontare situazioni difficili e diciamo maturiamo una certa esperienza anche nel gestirli. Quindi per questo la mia esperienza professionale, di studi, lavorativa, ma anche di vita mi hanno diciamo invogliato e incoraggiato a partecipare attivamente anche dal punto di vista politico, e questo diciamo è per me una sfida doppia, proprio perché non mi conosce nessuno e quindi sono qui per presentarmi a voi e per dare il contributo a Guardavalle, una comunità che ho imparato nel tempo ad amare. Il mio sguardo quindi si rivolge a tutti i cittadini, a tutti i bisogni e i diritti dei cittadini, e proprio perché provengo dal privato sociale, soprattutto alle associazioni che hanno un ruolo fondamentale, perché sono diciamo quelli che mettono in pratica e con azioni concrete poi le azioni e i progetti sociali. D'altro canto però non possiamo dimenticare che c'è bisogno anche di persone preparate professionalmente per poter progettare, programmare e definire quali sono le azioni sociali, e quindi essere capaci di interloquire con la regione, con i distretti e con tutti gli attori sociali, perché così come per i progetti che riguardano le infrastrutture, che riguardano le varie cose che il sindaco ha fatto vedere stasera, anche per il sociale c'è bisogno di professionisti esperti che sappiano progettare, perché altrimenti le risorse non arrivano. E quindi ad affrontare le situazioni che riguardavano le cooperative, che dovevano interloquire anche con gli enti locali, e quando l'ente locale non ha una persona predisposta al suo interno, molto spesso i progetti falliscono, perché il terzo settore da solo non può, non ce la fa, c'è bisogno di collaborazione e cooperazione, così come prevede del resto anche la nostra Costituzione, no?
Quindi il mio impegno ovviamente non può che, per le mie esperienze, orientarsi verso le politiche sociali, verso il bisogno di tutti i cittadini di Guardavalle. Io vi ringrazio per l'attenzione. Devo dire pure io qualcosa stasera, perché è giusto, faccio parte della squadra uscente. Qualcuno dice ormai un po' dei veterani, ma rispetto a tanti altri ancora possiamo dare tanto. Io non voglio parlare di programmi, di quello che è stato fatto, perché è stato fatto tanto, è stato illustrato il nostro programma, l'abbiamo elaborato, l'abbiamo scritto un po' tutti insieme, sia le persone che hanno amministrato, ma anche voi non potete neanche immaginare l'entusiasmo e la voglia che hanno voluto i nuovi candidati dare il contributo a questo programma, perché ci credono e ci crediamo sia nel programma e sia nella squadra che deve portare avanti questo programma. Quindi è giusto che questa sera io devo dare qualche garanzia rispetto a tutti gli altri, a quelli che sono candidati, perché infatti di aver amministrato 5 anni conosco i problemi, conosco, so quello che abbiamo fatto, ma so pure quello che non siamo riusciti a fare. E quindi chi più di me, di Lele Campagne, di Binusie, che abbiamo vissuto questi 5 anni, possiamo dire e possiamo in qualche modo dare garanzie per quello che si può riuscire ancora a fare in questo comune. Io sono un po' emozionato, sapete perché? Perché, come dire, quando si fa il consuntivo, come in tutte le cose, sia nella famiglia e nel mondo del lavoro, sono passati 5 anni, io oggi mi sento tranquillo, mi sento, come dire, tranquillo che abbiamo fatto tanto, abbiamo portato le sorti di questo comune in una strada dove chiunque, come dire, può riuscire a cimentarsi, a sfidare, a poter governare questo comune. Dico questo perché 5 anni fa, quando abbiamo presentato la lista, voi tutti sapete che io ormai do il mio contributo, mi impegno forse da 15-20 anni, quindi non ero nemmeno la volta scorsa le prime volte, però ero preoccupato. Infatti con Pinozia abbiamo vissuto, come dire, e con tutti gli altri, perché noi ancora oggi, oltre al governare tutti insieme, abbiamo anche rapporti fraterni oltre il comune, e questo ci aiuta molto. Noi non dobbiamo dividere posti di vice sindaco, di assessori. Noi ancora oggi non abbiamo parlato chi dovrà fare l'assessore, chi dovrà fare il sindaco. Io non so se dall'altra parte il vice sindaco, non so se nell'altra lista è così. Ma sono problemi loro, non sono problemi nostri questi. Si è sentito minato, visto? No, lui lo sa che c'è una stima, un rapporto. Se non ero convinto che Mino potesse fare il sindaco, l'avrei detto prima. Lo conoscete, come sono. E dico questo perché qualcuno non ci sperava, anche 5 anni fa qualcuno diceva del nostro partito, non è più con noi, io parlo in pace, lo dico. Non sono uno che mi piace dire le cose per come le penso, anche sbagliando. Già 5 anni fa Antonio Tedesco diceva che Pinusia non era adatto a fare il sindaco in questo comune. Noi non eravamo una squadra, perché siamo, a volte ci chiama ancora tutt'oggi una massa di bimbi da cieli. Ci chiama bimbi da cieli. Il numero uno è lui. Dice che cosa vuol dire che non è facile capire, io l'ho capito dopo tanti anni, quindi non voglio darti la risposta, non voglio darti la devi sedere tu. Io parlo così e mi scuso con te, perché è stato un compagno che abbiamo amministrato insieme, abbiamo governato insieme, si è comportato, come dire, da buon amministratore, ma non ho capito cosa gli è successo. Alla fine ho capito che o è lui, quindi deve essere lui anche dall'altra parte. E queste mie parole che devono far capire questa sera, che invece da questa parte siamo una squadra, con tranquillità rispetto all'altra volta, riusciamo, abbiamo fatto un programma e possiamo dare la garanzia che riusciremo a portarlo e a completarlo e a migliorarlo rispetto ai 5 anni precedenti, perché conosciamo tutti i problemi. Siamo riusciti 5 anni fa, in cui il comune era
di, no, non voglio dire questo dissesto perché ormai si parla di dissesto, era scatalasciato, cioè, voglio dire, non riuscì, quando siamo entrati qua tutti ci dicevano, io mi ricordo le prime cose, le prime battute di Lele Campagne di Elisa, e io lo sanno che lo sa Elisa che mi mancherà, mi fa emozionare. Molti pensavano, dicevano, ma Elisa quale esperienza, che contributo può dare? Invece Elisa è stato un quarto assessore, è stato una di noi in tutte le problematiche, a partire dai lavori pubblici, cioè perché noi ragionavamo tutti insieme, non era il fatto che si parlava di bilancio ed Elisa non c'entrava o Elisa non c'entrava, e questa è una testimonianza ed è un augurio e una garanzia per i nuovi amministratori, che con noi non c'era interscambiabilità, se non potevo andare a Catanzaro, andare il sindaco, andava Elisa, andava Lele, andava Antonio Scolera, siamo riusciti a fare una squadra. E mi ricordo la prima battuta di Elisa, dice, ma Elisa, poi dove cominciamo? Se non vi preoccupate, che arriveranno i problemi, e saprete poi come risolvere, saprete come rispondere alle persone. Elisa, sono passati 3 anni. E appunto per questo io stasera devo dare un qualcosa di più rispetto agli altri, con tutto il rispetto, devo dare la garanzia ai cittadini che noi siamo una squadra, che riusciremo sicuramente a migliorare il nostro paese, perché conosciamo bene quello che non siamo riusciti a fare per i vari problemi, perché non siamo stati, come dire, forse non l'abbiamo seguita bene una cosa, non potevamo fare diversamente, però lo sappiamo cosa dobbiamo fare. Noi dal 11 giugno la macchina continuerà, ci sarà, non dobbiamo rifare chissà cosa, chi va all'ufficio tecnico, chi deve andare a prendere i posti della ragioneria, chi deve occupare il vice sindaco, chi è l'assessore, no, noi con questi, di questi problemi, dall'altra parte sì, si porrà questo problema, ed è una lista composita, scomposita, quindi non potranno dare le stesse garanzie che diamo, che possiamo dare noi e che abbiamo dato noi. Io questo lo dico con tutto il rispetto, l'ho detto in 5 anni in Consiglio Comunale, lo dirò oggi stasera. Non facciamo l'errore, noi il Comune di Guardavalle dal 2003 che non riesce, tranne la nostra amministrazione 2013, a compiere una legislatura. Siamo riusciti finalmente oggi a dare fiducia, ad essere considerati, ad essere rispettati tecnicamente, amministrativamente, negli organi superiori a noi, la regione, la prefettura, perché altrimenti come fai a dire il comune una volta in dissesto, una volta il commissariato? No, noi siamo riusciti, al di là di quello che qualcuno vuol far capire, che siamo una lista debole, che non, debole, che non ha lustro, che non, ha, non so dove vogliono arrivare. Io questo a voi lo devo dire, cittadini. Io vi posso garantire che con la nostra esperienza, con questa squadra che si è formata, sappiate che già ancora non siamo alle elezioni, e Antonia stamattina ci ha svegliati con il suo saluto alle 6:01, alle 5:45. Quindi noi saremo una squadra operativa. Detto questo, caro sindaco, stai tranquillo che tu a fianco avrai una squadra dove sicuramente riuscirai a portare avanti il nostro programma. Bravo. E potremmo dare una mano per quello che ho detto, perché oltre alla squadra precedente, che saranno sempre vicino a noi, perché poi la squadra non la fa il sindaco, il vice sindaco, gli assessori e i consiglieri, ma la fanno le persone che stanno attorno a loro. E mi sembra che le condizioni, il clima si sta creando. Noi abbiamo la strada, la squadra che eravamo, abbiamo una nuova squadra ancora più numerosa, e abbiamo la gente che ci vuole, che ci darà il loro sostegno, perché penso che hanno capito che meritiamo. Quindi possiamo cominciare a fare una campagna elettorale con tutta tranquillità, al di là di come andranno le cose. Noi siamo tranquilli di quello che abbiamo fatto e possiamo dire che possiamo dare garanzie che riusciremo ancora a fare. Detto questo, scusate se abbiamo fatto un pochettino tardi, ma è l'inizio della campagna elettorale e quindi dobbiamo...